le zampe anche, e adesso vi leggerò uno scritto che non dovevo leggere io, ma è opera di un giornalista che praticamente ha scritto la biografia di mio padre. Allora, scusate un pochino, togli la musica! Aspetta! Quando circa un anno fa mi è stato chiesto di scrivere la biografia di Massimo Tamburini, rimasi sorpreso, lusingato ma sorpreso. Dopo un primo momento di naturale euforia, ero stato scelto nonostante non fossi un tecnico, nonostante non fossi famoso nel settore, ero solo un giornalista curioso e meticoloso. E mi prese il panico, come me adesso. Mi dissi, e adesso come cazzo faccio? Come faccio a scrivere di un uomo così grande, del progettista del millennio, di un artista, di un genio, di un vero rivoluzionario? Mi ricordo ancora le tante notti insonni a pensare a lui, a quello che aveva fatto, a come lo aveva fatto, a come aveva affrontato la sua malattia, un vero guerriero. Lessi tutto quello che di lui, colleghi, molto più preparati di me, avevano scritto in tutto il mondo, migliaia e migliaia di pagine. Mi accorsi solo alla fine di quei 3 mesi interamente dedicati alla ricerca che tutti dicevano le stesse cose, ridondanti e note. In tutti questi scritti, nelle interviste video, non trapelava la vera forza scatenante della creatività di Massimo Tamburini. Mancava qualcosa, lo sentivo. Una notte, dove non riuscivo a dormire, mi venne in mente la frase di un famoso filosofo: se il cuore è vuoto, la testa non serve. Ecco cosa mancava, il cuore e l'amore. Allora, come per miracolo, ho capito che questa è stata la vera forza che ha caratterizzato la vita di Massimo Tamburini. Ecco perché se avessi cominciato a scrivere, come normalmente viene scritta una biografia, il risultato sarebbe stato inutile, scontato e noioso. Avevo capito che nessuno poteva scrivere la vera biografia, la vita di Massimo Tamburini. Solo una persona poteva scrivere di lui. Quella persona era Massimo Tamburini stesso, ma non c'era più. Quindi decisi di dargli voce, di compiere questo piccolo miracolo. Un racconto tutto in prima persona, difficilissimo. Per fare questo ho raccolto decine e decine di interviste video, di amici, collaboratori, personaggi famosi, familiari e anche sconosciuti. Ore e ore di racconti, sorrisi e lacrime. Tutte le persone con cui Massimo aveva avuto a che fare. Un lavoro immane, ma grazie a questo lavoro sono, spero e credo, riuscito a farvi raccontare da Massimo stesso la sua straordinaria vita. Ormai è quasi tutto pronto. Alcuni approfondimenti, alcune modifiche, una rivelazione inaspettata e il libro sarà finito. Per voi, una volta uscito, ci sarà una copia autenticata dalla famiglia e da me. Ve lo meritate. Tenete sempre vivo il suo sogno. Ma voglio farvi una rivelazione. Sapete il progetto più grande che ha portato a termine Massimo Tamburini qual è? È la sua famiglia, è sua moglie Pasquina, sono i suoi 3 figli Morena, Andrea e Simona, sono gli adorati nipoti. Loro sono l'orgoglio di Massimo Tamburini. A tutti loro ha insegnato i valori che erano alla base della sua vita: onestà, serietà, modestia, impegno, lavoro e amore. Amore verso i propri sogni e quelli degli altri. Amore vero, senza sconti né compromessi. Mai. Solo il massimo dei sentimenti che nobilitano l'essere umano. In questa società che ha perso gran parte di quello che conta e non sa più tendere la mano a chi è meno fortunato, Massimo Tamburini è un esempio di vero italiano. Se ci sono uomini come Massimo Tamburini, dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Uomini come lui danno lustro al nostro paese. Questo era Massimo, un uomo tutto cuore, anima e coscienza. Voi oggi qui ne siete la dimostrazione. Voi siete la dimostrazione che l'idea di un uomo, il sogno di un uomo, spesso, se vero e sincero, viene condiviso, rimane per sempre. Questa è la verità, questo è Massimo Tamburini e, come direbbe lui, fatti, non pugnetti. chiedo una cortesia, vorrei che domani, oppure tra qualche giorno, quando questo stesso giorno sarà rimasto nel vostro cuore, inviatemi una vostra foto, insieme alla vostra moto, insieme a chiamate, e scrivete quello che vorreste dire a Massimo. Io lo raccoglierò e lo riporterò nella sua storia, nel libro. Massimo ne sarebbe felice, anche fosse un appunto o una critica, che se sincera va sempre presa in considerazione. Un saluto sincero e intenso che accarezzi come il vento le vostre carene. Antonio e la famiglia Tamburini. Grazie.